Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. E allora, questo è un Lola Post di Loletta, di cui la posta non mi avete mandato niente, siete stupidini. Comunque, sia ho le maniche corte perché finalmente oggi è il 6 giugno, non ricordo, forse il 5 o il 6 giugno, vabbè, dettagli. E finalmente a Catania inizia a esserci caldo, in realtà da ieri fondamentalmente, perché io sono stata raffreddata come un animale per, praticamente per quasi una settimana, e ancora mi cresce una tosse. Perché sto facendo il formaggio? Perché in realtà appunto siamo in cucina, oggi sono solo a casa, ne approfitto per fare video e ovviamente per mangiare con voi e chiacchierare. E allora, vi racconto un po' le mie love story, partendo dalle storie principali con i ragazzi importanti della mia vita. Oddio, importanti, più che altro sono le prime esperienze. Io non penso che i primi due guarderanno questo video, per cui chi se ne frega. Forse il terzo e il quarto sì, però alla fine, cioè, dirò semplicemente tutto ciò che è stato vero, quindi senza nessun filtro, nessuna bugia. E ovviamente mi fermerò poi qui. Poi dopo loro, dopo questi quattro fidanzamenti official, ho avuto tante altre esperienze, frequentazioni varie e tanti altri fidanzamenti vari. Ma per ora soffermiamoci ai primi quattro. Al primo posto abbiamo, lo chiameremo Pippo. Ok, Pippo era di Avola e me l'ha fatto conoscere mia cugina. Diavolo appunto, e io ricordo la scena di quella sera, e lui era venuto in moto e io ero, allora lui ne aveva 17, io ne avevo 18, quindi io ero un po' più grande, e ricordo la scena che gli ho detto: oh mio Dio, sei venuto con la moto, fammela vedere, io amante, no, delle moto, però era la moto quella così, e io pensavo la moto quella più figa, la Guzzi, però tipo Valentino Rossi, no? Vabbè, facciamoci un giro. Io giustamente avevo paura, perché lui ovviamente intelligentemente faceva col freno, così, più col freno, con l'acceleratore, un po' apposta. E ovviamente io mi stringevo forte a lui, ma perché più che altro non c'erano posti dove tenermi, e comunque l'unico posto era davanti. E ricordo questa scena che lui mi prese le mani davanti, mi fece così, io ho detto: oh mio Dio, sei innamorato di me, come facciamo? E quindi era la mia prima storia vera, io pensavo alla distanza, ai chilometri, come facciamo per vederci? Insomma, momento in cui invece di godermi quella scena che mi strofinava la mano, io già mi facevo le seghe mentali, però ci sta. E sono stata con lui per 2 mesi, dopodiché mi ha lasciato in maniera molto così no sense, per i motivi inutili, veramente, che non c'entravano niente con la mia persona, che in realtà fino adesso, e sono passati quasi 10 anni, io ancora continuo a non capire.